Vediamo rapidamente come fare la ricerca avanzata. La ricerca avanzata presenta diversi campi di ricerca e gli operatori booleani. Nella prima riga abbiamo solo uno spazio. Nella seconda riga e nella terza ci sono due spazi, tra i quali è inserito l'operatore OR. Usiamo questi spazi per mettere i sinonimi. Usiamo questa ricerca per fare ricerche complesse, quando abbiamo più sinonimi da inserire. Facciamo subito un esempio pratico. Cerchiamo l'argomento della preparazione all'adozione, in particolare dal punto di vista del genitore che adotta. Noi abbiamo due concetti da cercare, l'adozione e la preparazione. Facendo la ricerca base, avevamo individuato due parole chiavi per descrivere l'adozione. Erano adoption e adoptive parents. Quindi scriviamo i due termini tra l'OR, quindi adoption. OR, adoptive, parents. Tra i due termini c'è l'OR. Nella terza riga scriviamo le parole chiavi che si riferiscono al concetto della preparazione. La traduzione letterale è preparation. Aggiungiamo altri termini alternativi che ci vengono in mente dopo l'OR. Ad esempio, come alternativa a preparation, potremmo utilizzare il termine più ampio di support. Nota scritto, anche in questo caso tra i due termini c'è l'OR, tra la seconda e la terza riga invece di default esce l'operatore AND. A noi va bene perché vogliamo che i due concetti siano presenti contemporaneamente, quindi sia l'adozione che la preparazione. Lanciamo la ricerca con search. Troviamo 877 risultati. I risultati sono molti perché abbiamo allargato la ricerca dalla sola preparazione al concetto più generale del supporto.